Buonasera. Buonasera. Chi ci sta? Ho iniziato con un minuto di anticipo. Ciao Oriana. Buonasera. Allora, ti poggio un attimo perché nel frattempo alle mie spalle io avevo messo un bannerino ed è crollato. E allora lo riattacco. Povero. Un bannerino così carino. Eccolo. L'ho riattaccato. Eccomi. Happy Fall. Visto che stasera facciamo ancora qualcosa tema autunno, perché da mercoledì prossimo poi ci sarà un progetto Halloween. Ciao. Buonasera. Ma per voi questo orario è troppo tardi? Adesso che è inverno? Cioè, inverno no, ancora no, non è inverno, veramente. Che comincia l'inverno? Secondo voi è troppo tardi le 9? Oppure preferite un orario differente da questo? Mi sentite? Sì. Leggo i commenti. Siamo già in 8. Bene. Giusto, Elisabetta. Per te è perfetto, sì, per tante persone è perfetto perché si finisce la cena. Poi i miei progetti sono veloci. Ciao Silvia. Ciao Carla. Buonasera a te Silvia. E vabbè, casomai mi scrivete oppure fate un post sul gruppo per esprimere la vostra preferenza, se preferite un altro orario. Se volete anticipare, non posticipare sicuramente. Va bene, io direi che possiamo iniziare il progettino, ve lo faccio vedere al volo, vi poggio un attimo, ecco. Ta-da! La zucchetta di Halloween o una zucchetta autunnale, come preferite. Eccole qua, sono piccoline, ma carine. Si apre così. Si apre
in questo modo. Ed è un bel packaging, c'entra la mia mano. Va bene, io direi che siamo abbastanza. Eh sì, magie. Ciao Nicoletta, stasera non ti sei addormentata. Ciao Michela Pozzi, è da tanto quanto tempo, eh? Ci siamo viste stamattina. Allora, io direi che cominciamo il progetto. Allora, ho usato per fare questa qui con questa carta patterned, ho usato la collezione, questa qui, Hocus Pocus di Cartabella, che è bellissima. Ha una grammatura molto molto consistente e la fantasia è bellissima. Ci sono tantissime fantasie stupende. Questa è quella che ho usato. Questa qui è sullo scuro, ma di dietro è fatta così. Questa è così. Qui c'è le ragnatele. Poi faremo dei progettini con questa carta. Questi sono i fantasmini. E qui dietro è scura. Questi sono i gatti. Questa righe la adoro. Poi gli scheletri. Pipistrelli, poi questa a righe e con le stelline. Ci vengono fuori dei packaging bellissimi. Guardate le scopette, quanto sono carine. Poi ci sta la zucca. E di dietro tutti i ragnetti. Questa pure è fantastica. Questa con le card. E ci vengono fuori qui dietro le zucche. Qua ci vengono fuori delle card già praticamente già tagliate. Pipistrelli a tutto spiano. E qui un bel layout sicuramente. E poi c'è la pagina degli stickers. Bella. Allora, stasera, siccome io vi devo fare il tutorial, non posso usare una carta troppo scura o troppo disegnata perché altrimenti non vedreste il lavoro che faccio. Per cui o la facciamo sull'avanzo, quindi come questa qui, oppure usiamo un cartoncino Wollcraft o due cartoncini arancioni. Che scegliete? Io direi di farla sull'arancione, questo qui color carota, perché altrimenti così vedete bene le pieghe color zucca. Ok, Silvia, va benissimo, color zucca. Allora, vi ho detto tutto quello che ci occorre la taglierina, questo mi ero dimenticata di dirlo, il punzone oppure la croppa d'ail e poi il piatto, questo è dell'IKEA, il piatto da frutta perché mi serve una cosa di 20 centimetri di diametro. Io non ho una fustella così grande, per cui penso che non ce l'abbia nessuno una fustella da 20 centimetri e quindi uso il piatto. E andiamo. Allora, vi metto in posizione.
Ok. Eccomi qua, sistemo il filo che non ci dia noia mentre faccio la ripresa e arrivo, eh? Eccomi. Allora, prendo le misure che non me le ricordo. Allora, dobbiamo tagliare dalla carta. Un rettangolo che misura 16 per 25 centimetri, quindi 16 per 25. E dobbiamo cordonare sul lato da 16 a 6 centimetri e a 14. Giriamo di modo che la cordonatura, questa appena effettuata, questa piccolina da 2 cm, sia in alto e cordoniamo sul lato da 25 a 1 cm a 7. A 13 e a 19. Adesso, sempre su questo lato, dobbiamo fare delle piccole cordonature dall'inizio dal bordo del foglio fino all'intersezione con la prima cordonatura, su questa cordonatura da 2 cm che abbiamo fatto prima. E ci dobbiamo mettere a 3 cm e quindi cordoniamo fino a 2. Quindi in questo modo si vede? Si vede poco, però si vede. Quindi a 3, a 5, sempre fino a 2 cm. A 9. A 11 e a 15 e a 17. A 21 e a 23. Ok, adesso che abbiamo fatto tutte queste piccole cordonature, dobbiamo metterci, girando, tenendo queste cordonature a sinistra, ci dobbiamo posizionare a 4 cm dal bordo sul lato, questo da 16. Ci mettiamo a 4 cm, prendiamo una matita e ci segniamo un puntino
qui all'inizio e qui alla fine. Leviamo un attimo la taglierina, prendiamo il righello. Questi due puntini ci servono solo per andare dritti, quindi ci mettiamo così. E facciamo dei puntini solamente sulle cordonature, quelle più lunghe, quelle che abbiamo fatto su tutto il foglio. Quindi qui, qui, qui e qui. Quindi sarebbero a un centimetro, a 7, a 13 e a 19. Perché ci servono da guida questi puntini? Perché adesso, sempre con la matita, la taglierina la lasciamo un attimo da parte, ci dobbiamo mettere, però vi faccio vedere dal disegno, praticamente noi dobbiamo fare questo alla fine, eh? Ci dobbiamo mettere, queste sono le cordonature che abbiamo fatto poc'anzi, ci dobbiamo mettere, questa è quella da un centimetro. Questa è quella che abbiamo fatto a 3, ci dobbiamo mettere qui con il righello in questo qui, in questa intersezione di queste e fare tirare una linea. Così. Ho sforcato tutto. E lo stesso da questo puntino dobbiamo andare all'altra cordonatura, quella che abbiamo fatto, adesso ve lo dico, quella che abbiamo fatto a 5, quindi da qui a qui dobbiamo tirare una riga. Poi andiamo su quella che abbiamo fatto a 11, no, quella che abbiamo fatto, mi sto sbagliando, sì, quella che abbiamo fatto a 9, e dobbiamo tirare la linea. Andiamo all'altra e tiriamo la linea. Andiamo all'altra, tiriamo la linea. La linea. E l'ultima. Dobbiamo adesso prendere il piatto e il bulino. Perché dobbiamo creare tutti questi archi. Non lo possiamo fare con un compasso, lo dobbiamo fare per forza con un qualcosa di rigido, perché deve farci da guida per il bulino, perché poi queste pieghe che faremo curve non saranno altro che queste qui. E quindi ci serve per forza un qualcosa di rigido e dobbiamo farle da questo punto qui all'interno di questi rettangoli, di questi quattro rettangoli, dobbiamo fare queste curve. Una in questo modo, quindi ci posizioniamo di modo che siamo di qua alla fine del rettangolo a qui e facciamo la cordonatura. Si vede?
le facciamo tutte da una parte e poi le facciamo tutte dall'altra. Ci mettiamo al secondo rettangolo e facciamo la seconda curva. Ci posizioniamo al terzo rettangolo e facciamo la terza. Ci posizioniamo sull'ultimo e andiamo così. Adesso dobbiamo fare quello al contrario. Quindi il piatto va messo da questa parte, oppure giriamo il foglio. Io giro il foglio perché mi trovo meglio, vedo di più e facciamo. Una, partendo da qui dobbiamo andarci a incrociare qua nel secondo rettangolo. Ci posizioniamo qui e l'ultimo da qui, l'ultimo arco. Perfetto. Si dovrebbero vedere, si intravedono. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo eliminare queste parti qua, queste parti qua, queste frecce dobbiamo eliminare, questa e questa. Quindi con le forbici ci andiamo a tagliare così e eliminare quello che non ci serve. Seguendo la linea fatta a matita. Qui sulla cordonatura. È tutto un gioco di pieghe. E l'ultima. Andiamo a levarci i residui di matita se ci stanno, se no sono brutti da vedere. E poi su questi qua che sono rimasti ci andiamo a fare il foro per far passare il nastro al centro. E l'ultimo. Poi dobbiamo tagliare sotto qui, seguendo le cordonature,
la base della nostro packaging fino ad arrivare alla cordonatura, quella che abbiamo fatto all'inizio a 6 centimetri. Questo rettangolino da 1 centimetro lo eliminiamo e facciamo il taglio sbieco, come sempre. Ripassiamo le cordonature, anzi, prima di ripassare le cordonature, riprendiamo la taglierina. Perché dobbiamo eliminare una parte del secondo e dell'ultimo. Quindi pieghiamo indietro il primo e il terzo, ci posizioniamo con questo bordo a 3 centimetri circa. Perché questo qui è di 6 centimetri, quindi le alette dopo quando si piegano se non devono andare sovrapposte, quindi circa 3 centimetri. E le andiamo a eliminare. E adesso ripassiamo le cordonature. Poi, le piegature per fare il rettangolo vanno in dentro. Mentre queste vanno in sotto. È facilissimo perché se le avete fatte bene, le cordonature vanno da sole. Io non ho fatto niente, si piega da sola la carta. Guardate che meraviglia, con quale facilità. Una volta che avete saputo, avete capito come si fa, potete farlo sulla carta fantasia. Perché io stasera non ve lo potevo fare vedere sulla carta fantasia, non avreste visto niente. Poi prendiamo la colla e ci andiamo a incollare la linguetta per chiudere la scatolina. Così. Poi è facilissima, eh? Sembrava complicata, vero? Colla. E colla.
lasciamo aderire bene il fondo. E adesso, spingendo semplicemente su la zucca, si fa in un attimo. Facile? Facile, vero? Facilissima, facilissima. Sembrava chissà che, eh? E invece è proprio facile da fare. E adesso ci scegliamo un nastrino. Lo mettiamo questo a quadretti? Ma sì, i soliti una ventina di centimetri. Facciamo il cappio. Un bel cappietto. Lo infiliamo da sotto in un buchino. Poi si passa in quello opposto, quello speculare, proprio di fronte. In un altro e in quell'altro di fronte. Chiusa perfettamente la scatolina. E adesso via di decorazione. Questa qui mi ero fatta un sentiment con un timbrino e qui ho messo del fil di ferro, ma se non avete il fil di ferro, a parte vabbè io ce l'avevo nero, ma potete metterlo come volete, anche marrone, anche argentato, non è un problema. Oppure fare un'altra cosa, ad esempio un'amica Nicoletta mi suggeriva un modo particolare per farlo. Nicoletta, com'è che avevi detto che si faceva? Hai detto che si... se lo scrivi lo leggiamo tutte, perché non mi ricordo come mi hai detto che avresti fatto... A fare la molla. Si può fare anche così: si prende un foglio di carta, si tagliano delle strisce sottilissime e poi con la pieghetta si fa così e praticamente viene fuori un riccio. Se proviamo a fare con uno più piccolo, proviamo, facendo in diretta esperimenti. Ecco, sì, viene un riccio, eccolo, viene il riccio, viene. Si può usare anche così, un ricciolino. Si taglia proprio un paio di millimetri, ma neanche, il più sottile possibile.
E si fa il riccio. Ecco qua. Ne abbiamo fatti due. Poi però io di quella carta che vi ho fatto vedere volevo fare almeno uno sticker. Quindi, siccome questi sono appiccicosi, o levate la colla mettendoci un po' di borotalco dietro, oppure, come ho fatto io, mi sono persa la carta bianca. Eccola. Come ho fatto io, per esempio, usando questa. Usiamo questa, che bella. Allora, se la volete usare, che le fate il buchino e la volete mettere così, dovete passarci un po' di borotalco sopra e si leva l'appiccicoso della colla. O altrimenti, che voi ormai lo sapete, mi piace, facciamo una cornice, lo appiccico sulla carta bianca e poi lo ritaglio tutto intorno. Così gli do anche un po' di spessore. Ma queste non sono le forbici adatte. E facciamo la cornicetta intorno allo sticker. Poi con la croppa dial faccio un buchino piccolino. Prendo il nastrino, anzi questo qui è un twine, poi abbiamo le foglioline. Abbiamo fatto una piccola taghina. Attacchiamo un po' di foglioline. Mettetele in modo che non dia fastidio poi all'apertura della scatolina, eh? Cioè la scatolina si deve poter aprire. Quindi sistematele in modo che non dia fastidio. Ci mettiamo pure i ricciolini che abbiamo fatto. Ci attacchiamo la tag.
facile, veloce. È bellina, eh? È molto molto carina. A me piace tantissimo. E visto che le carte che vi ho fatto vedere sono davvero belle, si può fare proprio la zucca tema Halloween. Questa qui è un po' più autunnale, ma immaginatela fatta con i ragnetti o questa qui con le stelline o questa qui con le zucchettine piccole, ma anche quella con le ragnatele che mi piace tantissimo. Se la trovo, eccola qua, è il dietro di questa che è bellissima, questa con le ragnatele. Bene, in 40 minuti abbiamo fatto una zucca. Vi piace? Che dite? Vi è piaciuta questa zucca? Sì, anche una striscia di fomi arrotolata e scaldata. Grazie Marina, grazie Lulu. Sì, il filo di ferro io l'ho arrotolato, Silvia, l'ho arrotolato con... che è morbido, l'ho arrotolato sulla matita. Sì, esatto, bravissima. Sì, l'ho arrotolato così sulla matita. Poi con le pinze l'ho tagliato con le, e viene fuori la spirale, questa qui, che ho usato per quest'altro packaging. Però ti dirò che pure così è bellina, eh? Anzi, forse è pure più carina. Grazie Nicoletta, grazie mille. Grazie Oriana. Grazie, grazie a tutte. Ci siamo sbrigate pure stasera. Ma faccio progetti troppo veloci però, eh. Mi devo mettere sotto a fare cose più complicate. Se no non vale, stiamo troppo poco insieme. È vero che siamo troppo poco insieme. Grazie Giovanna. Mi aspetto di vederla questa zucchina, questa bella zucchetta con le carte di questa collezione. Se vi è piaciuta questa collezione, viene bellissima. Io purtroppo stasera non la potevo usare per farvi vedere tutte le pieghe che ho fatto. Però è facile, facilissimo, avete visto? Grazie Federica. Sì, ti mostro lo schema, grazie. Cinzia, sì. Allora, il piatto l'ho usato per fare queste curve qui. Praticamente, dopo che abbiamo fatto queste cordonature piccoline, abbiamo girato il foglio in questo modo sulla taglierina e l'abbiamo messo il bordo a 4 cm. Abbiamo fatto dei punti sulle cordonature lunghe che ci servono come riferimento per fare queste linee poi, che le abbiamo fatte col righello e con la matita. Una volta che abbiamo fatto queste, diciamo, frecce, con il piatto mi sono messa su questi, perché se vedi bene, questi sono dei rettangoli, questi. All'interno di questi quattro rettangoli, all'inizio di questo
segno fatto con la matita, mi sono posizionata in questo modo e con il bulino ho calcato la curva. Ho praticamente cordonato in maniera curva la carta. Quindi ho fatto così. Ho fatto prima tutte queste da questa parte. Sono quattro. E poi le ho fatte da quest'altra. Ho girato il foglio e le ho fatte di qua. Una, due, tre e quattro. Poi queste qui della linea centrale. Adesso fammi vedere se c'ho, eccolo. Il prototipo. Abbiamo levato, eliminato con le forbici queste frecce, questi angoli qui, questa parte sotto, abbiamo tagliato il sotto. Poi dove c'è la cordonatura lunga siamo andate in dentro così. E poi una volta fatto questo, praticamente in sopra abbiamo piegato le curve e viene in automatico, praticamente viene proprio in automatico. È facilissimo da fare. Questo è un prototipo che avevo fatto con un cartoncino brutto. Mi sembra che è chiaro adesso. O c'è ancora qualcosa che devo spiegare? Io sono qua, lo spiego volentieri. Non leggo più i commenti. Eccoli. Sì, ho finito, Franca. Lo schema, ma lo schema non serve perché ho dato le misure sul tutorial. Ho dato le misure, quindi una volta che segui il tutorial riesci a farlo tranquillamente. Questo era lo schema solamente per farvi capire come andavano fatte le curve, non è che ci sono delle misure. Io se volete questo qua lo faccio una foto e ve lo pubblico. Per me non c'è problema. Però non è che ci sono le misure. Chiarissimo, grazie Elisabetta, grazie. Ho sempre paura di non saper spiegare bene. Adesso riprendo il telefono visto che è finito. Con questa carta, la prossima volta facciamo proprio un progetto Halloween. E volevo fare anche un'altra cosa, se lo conoscete questo strumento, se conoscete questo strumento qua, che lo trovate nello shop, questo strumento serve per fare i banner e fa i banner di... di tre tipi, che adesso l'avevo tagliati, non li trovo più, perfetto. Dove stanno? Non li trovo. Va bene, vi faccio vedere quello che ho fatto qua, che avevo attaccato al muro. Eccolo. Fai banner a punta, fai banner così, o a triangolo, oppure con la punta invece che in questa maniera a freccia. E vi volevo far vedere come si fa, come si utilizza, perché è facilissimo. Che dite? Potrebbe interessarvi?
sì, ho fatto gli spicchi delle la crostata e la torta con la panna. Se volete, se non vi siete annoiate, vi faccio vedere come si fa come si utilizza questo strumento e come si fanno solamente magari questi due, come si fa la panna e come si fa la crostata. Perché no? Ve lo faccio vedere. Lo volete vedere? Ditemi voi, io sono qua e se volete ve lo faccio vedere, se no ci salutiamo. Vado? Vado. Allora, fermo restando che con questo strumento si possono usare, i banner vengono di tutte le misure, dal più piccolo al più grande. Adesso prendiamo la carta. E ve lo faccio vedere. Ecco. Io per fare questo banner di queste misure ho usato dei rettangolini che misurano 9 per 11. Ve ne faccio vedere solo due, eh? Quindi ne faccio 9 per 11 e 9 per 11 si mette in questa maniera. Questa qui per fare questo con la punta, per fare questi qua con la punta, per fare questi, si sistema la carta in questo modo. Si prende la lama che è in dotazione. E si mette questo perno qui nella scanalatura centrale, di modo che la lama, questo attrezzo è calamitato, per cui blocca la carta. Ci sono delle calamite fortissime qui, quindi blocca la carta e basta far scorrere la lama per far uscire fuori il bannerino perfetto. Ne facciamo direttamente due e poi facciamo il dentro. Vedete, ci sono le calamite, quindi si posiziona qua sulla punta. Ho sbagliato la misura, era questo. In un attimo abbiamo i bannerini. L'interno. Prendo al volo un cartoncino bianco perché ho solo sotto mano questo e dobbiamo tagliare per l'interno un cartoncino che misura 9 x 10, quindi un po' più piccolo. Riprendiamo il bannerino
e viene la misura perfetta per un po' di bordo. La crostata l'ho fatta semplicemente tagliando delle striscioline di carta da mezzo centimetro e le ho incollate intrecciandole. Quindi mi sono messa così. Così. Ho fatto la pasta in casa, ho fatto i dolci. E poi così. E poi l'altra striscetta. E l'ultima. Poi ho ritagliato girando l'eccesso delle striscioline. L'ho incollato qua. E con una striscetta di carta di circa un centimetro e mezzo. Che ho piegato così. Fatto il bordo della crostata, mi sono aiutata con la colla a caldo. Sempre da dietro ho tagliato l'eccesso. La crostata è fatta. Chi ne vuole una fetta? Quell'altro praticamente è la stessa cosa, solo che adesso senza che vi faccio vedere il ripieno, diciamo, della torta. Ho tagliato per fare la panna, per fare questa, ve la faccio vedere al volo. Ho tagliato con una costella o con un punch, vedete voi. Vi dico la misura da, sembra proprio grosso, no? Da
mi sembra grande questa qua, infatti sì, con questo, eccola, con da praticamente quasi 3 centimetri, forse in inches, è un pollice. Ho tagliato 3 cerchietti, vi faccio vedere al volo, li devo fustellare. Uno, arrivo, eh? Due, e tre. Vanno piegati tutti a metà e poi ancora a metà, così, a metà e poi a metà, a metà e poi ancora a metà. Poi, tenendolo, si prendono questi due e si tira un po' fuori in questa maniera. Si prende il dentro e si tira in fuori così, il dentro, questi due sembrano dei tortellini. Non c'ho fame io, ma com'è? E poi con la colla si incolla. Uno, due, e tre. E poi si fa il ciuffo di panna. Ecco qua. Poi con lo stesso strumento qui c'è la possibilità, c'è la guida di fare i buchi. Quindi è veramente, veramente fantastico. Eccolo qua. Carino, vero? E la prossima volta, se ci avete questo strumento, possiamo fare un banner di Halloween. Un banner tema Halloween. Allora, direi che adesso la nostra oretta è passata, quindi vi riprendo un attimo. Eccoci. Eccoci qua. Sì, i biscotti della fortuna. I dolcetti. Bene. Bene, sono contenta che se questo progetto vi è piaciuto. Abbiamo fatto scappare pure un altro. Chi non ha l'attrezzo
Se non ce l'hai si può fare lo stesso, questo è veramente una grande comodità. Perché li fai in velocità, te ne fai tantissimi, puoi fare banner tutto spiano, di varie forme. Io adesso ho fatto vedere solo quella triangolare, ma si può fare anche questa qui, come avevo fatto vedere. Questa e c'è l'altra che l'avevo tagliata e non le riesco più a trovare. Non so dove l'ho messa. Ah, eccole, eccole qua. Si può fare questa forma, la triangolare e questa qui. Di tante misure, infatti se vedete queste qui sono di misura diversa da quella che ho tagliato io, ma anche molto più grandi. Brava, brava Nicoletta. Da spazio lo trovi sicuramente. Grazie Marina. Sì, abbastanza veloci. Dai, ci siamo persi un po' col secondo tutorial. Il tutorial a sorpresa perché neanche io pensavo di dover fare questo progetto. Buonanotte Michela. Ciao. Grazie, grazie di essere stata qui. E allora ci salutiamo. Buonanotte a tutte, ci vediamo credo mercoledì prossimo con packaging tema Halloween. Grazie di essere state con me, buonanotte a tutte. Buonanotte. Ciao. Ciao ciao.